Buongiorno a tutti. Oggi vediamo come riciclare un vecchio pannello fotovoltaico proveniente da un impianto fotovoltaico dismesso, un pannello a 30 volt, per realizzare un piccolo impianto fotovoltaico per ricaricare delle batterie auto 12 volt dismesse, anche queste. Io sono Alfredo, benvenuti sul mio canale. Un mio amico mi ha chiesto di riutilizzare questo vecchio pannello impolverato. Questo pannello proviene da un vecchio impianto fotovoltaico ormai dismesso. Si tratta di un pannello da 30 volt nominali. Con un opportuno controller è possibile caricare tutte queste vecchie batterie da auto poste in parallelo. Vediamo come realizzare questo impianto in economia laddove possibile. Per sfruttare al massimo l'irraggiamento solare durante i vari mesi dell'anno, ho installato questo pannello su una staffa a triangolo regolabile in altezza. L'efficienza di un pannello infatti dipende dalla perpendicolarità al pannello dei raggi del sole. Regolando questa inclinazione durante i vari mesi dell'anno possiamo ottenere maggiore energia. Queste staffe ad angolazione variabile sono disponibili online, link in descrizione. Ho fissato attraverso la ferramenta in dotazione queste staffe alle doghe sporgenti di questa tettoia in lamiera. La parte frontale del fissaggio consente il movimento angolare, mentre la parte posteriore consente il movimento verticale spostando semplicemente questa staffa. La ferramenta necessaria per questa installazione è tutta compresa nel kit, ad esclusione delle viti di fissaggio sul supporto. Il pannello ha una dimensione di 100 cm il lato più corto per 165 il lato più lungo. Ciascuna staffa è montata a circa 30 cm dall'estremità. Questa distanza non dovrebbe essere un problema per il carico neve. L'interasse delle staffe pari a 100 cm è determinato dall'installazione sulla sporgenza della tettoia per limitare le infiltrazioni d'acqua. Leggendo l'etichetta sul posteriore, questo pannello ha una potenza massima di 230 W di picco, una tensione massima di 29,9 V. Corrente massima di 7,69 A, tensione a circuito aperto di 37 V e corrente di cortocircuito di 8,24 A. Questi sono i parametri principali di cui dobbiamo tener conto nella scelta del controller, in modo particolare la potenza massima, la tensione massima e la corrente massima. Per il calcolo di tensione e correnti di pannelli posti in parallelo o in serie, vi rimando all'apposito video di cui vi metterò il link qui in alto a destra. Per sfruttare al massimo ogni singolo raggio di sole, ho scelto un controller a tecnologia MPPT, molto più efficiente di un economico controller PWM. Questi controller fotovoltaici MPPT esistono in diversi modelli. La scelta dipende innanzitutto dal voltaggio della batteria che vogliamo andare a ricaricare. Si va da 12 fino a 48 volt. Non solo, ma dipende anche dalla corrente massima della nostra stringa fotovoltaica, nel nostro caso un singolo pannello. In particolare occorrerà scegliere un controller che sopporti la massima tensione a circuito aperto del nostro impianto fotovoltaico, nel caso 37 volt. Anche il tipo di batteria che vogliamo collegare inciderà nella scelta del controller. Esistono anche modelli più professionali e potenti in grado di gestire fino a 5 kW. Naturalmente parliamo di controller caricatori a bassa tensione, che non includono l'inverter, che dovrà essere collegato a parte. L'inverter si collega direttamente alla batteria e converte la tensione continua in alternata a 220 volt. Anche per la scelta dell'inverter dobbiamo tener conto della tensione della batteria che andiamo a collegare e anche della potenza dei carichi che vogliamo soddisfare. Ad esempio, caricando completamente una batteria da 24 volt in grado di erogare 100 A, all'uscita dell'inverter ad essa collegato, potremmo alimentare un carico massimo di 2400 watt. In realtà anche qualcosina in meno, giacché una parte di questa energia viene assorbita dall'inverter stesso per il suo funzionamento.
Una volta chiariti questi aspetti, vediamo come è collegato il controller al resto dell'impianto. Nel realizzare l'impianto, infatti, ho installato degli interruttori magnetotermici di sicurezza e dei sezionatori e scaricatori di tensione. La corrente di 7-8 A proveniente dal pannello fotovoltaico, prima di essere collegata all'ingresso controller, passa attraverso innanzitutto uno scaricatore di sovratensione a 500 volt. Durante un temporale, infatti, l'energia elettrostatica presente nell'aria potrebbe generare una carica di tensione superiore a 500 volt che verrà immediatamente scaricata alla presa di terra, in modo da non danneggiare l'impianto posto a valle. In condizioni normali questo scaricatore è aperto rispetto alla terra e quindi la corrente può fluire attraverso il portafusibili. Al suo interno, due fusibili da 10 A proteggono i pannelli dall'eventuale cortocircuito all'interno dell'ingresso controller. Interrompendosi, evitano anche il danneggiamento o il rischio di incendio in seno agli stessi pannelli. Questo portafusibili funziona anche da sezionatore. Aprendo i due vani portafusibile, infatti, si interrompe il flusso di corrente verso il controller fotovoltaico. Ma attenzione, per evitare pericolosi archi voltaici e preservare la durata di questi componenti, evitate l'apertura nei momenti di massima solarizzazione. Per finire, ho sezionato le batterie e la linea in uscita attraverso due magnetotermici da 10 A in corrente continua. Tra pannello e controller, per correnti massime di 8 A, ho usato un cavo da 4 mm quadrati. Mentre per il collegamento tra batteria e controller, massimo 10 A, ho utilizzato un cavo da 6 mm quadrati. Nel caso di collegamento di inverter, la sezione di cavi dipenderà dalla corrente assorbita da quest'ultimo, ossia dal suo wattaggio. Tutte le componenti del mio impianto fotovoltaico sono state inserite in una scatola esterna con guida DIN. Per quanto riguarda il pacco batterie, ho collegato 7 batterie in parallelo attraverso appositi morsetti. Trattasi di batterie auto 12 V usate che hanno una ridotta capacità per un totale complessivo di circa 400 A. In descrizione troverete il link all'acquisto di un valido strumento di misura della capacità residua di qualsiasi batteria. Questo impianto fornisce in uscita una linea 12 V massimo 10 A, quindi 120 W, che alimenta un impianto elettrico a bassa tensione a cui sono collegate circa 5 metri di strisce LED da 11 W per metro per un totale di 55 W. È presente una linea parallela a 220 volt per l'utilizzo di un eventuale inverter in futuro, nonché una presa accendisigari per caricabatterie USB cellulare. Oltre a un sensore PIR 12 volt per l'illuminazione esterna. Ho previsto un collegamento aggiuntivo sulle batterie per il collegamento sporadico di un inverter esterno. Poiché il controller EPVR MPPT consente correnti massime di ricariche per il modello prescelto di 30 A con tensioni massime di ingresso per le stringhe di pannelli da 100 V, in futuro potrò aggiungere altri due pannelli a questo singolo con le stesse caratteristiche che potranno essere collegati sia in serie, laddove il collegamento serie prevede la somma delle tensioni dei pannelli e la stessa corrente del singolo agli occhi del controller, oppure collegati in parallelo con somma delle correnti e stessa tensione del singolo pannello. Indipendentemente dal tipo di collegamento, per questo modello di inverter non si potranno superare i 390 W per la configurazione con batteria a 12 V. Al momento, essendo questo impianto utilizzato nel solo fine settimana e con scopi puramente di illuminazione, le mie 7 batterie in parallelo non avranno alcuna difficoltà a ricaricarsi nelle giornate di pieno sole. Inoltre, grazie alla tecnologia MPPT, riusciremo a sfruttare ogni singolo ampere anche nelle giornate più nuvolose.
Su questo controller, per finire, è presente anche un tasto di accensione e spegnimento del carico ad esso collegato, che vi permetterà di scollegare la linea 12 volt in uscita senza utilizzare il magnetotermico collegato nell'impianto. In definitiva, si tratta di un ottimo controller solare di cui vi metterò il link in descrizione e anche un link per il manuale delle istruzioni. Bene amici, anche per oggi è tutto. Se vi è piaciuto questo video, mi raccomando, mettete like e iscrivetevi al canale. Io vi ringrazio per la visione e vi do appuntamento al solito alla prossima volta.